Ciao, sono Francesco Basile e oggi stiamo vedendo insieme dai miei principi primal tratti dalla serie Lo Scrigno, la seconda chiave che appunto con la R, inizia con la R ed è il reading, la lettura. Oggi vogliamo vedere insieme questo esercizio che è ben spiegato nella serie, ma grazie a questo mini corso voglio darti qualcosina in più su quelli che sono i segreti che ho imparato nella lettura. La lettura in modo particolare di cui stiamo parlando e che nei primal rivelo è una lettura meditativa. È una lettura meditativa sia della parola di Dio ed è una lettura meditativa anche di un qualunque libro spirituale che Dio ti guida a leggere, a comprare. Ogni volta che noi leggiamo e ci fermiamo e dovremmo avere questa abitudine perché, come mi piace dire spesso, la scrittura ci struttura e tutti i conduttori alla fine sono dei lettori. Quello che succede quando noi ci fermiamo a leggere è che nutriamo la nostra mente. A volte noi potremmo anche pregare tanto, ma se non leggiamo, non meditiamo la parola di Dio in modo particolare, la preghiera non necessariamente aiuterà la nostra mente, perché la nostra mente ha bisogno di essere cibata dalle cose giuste per poi pensare, meditare le cose giuste. Infatti nella scrittura quasi mai noi troviamo scritto leggi la parola, ma è sempre studia la parola o medita la parola. La parola appunto va meditata e meditare significa ruminare, ponderare, vedere, borbottare. Uno dei modi come io medito la parola è questo. Scelgo un verso, magari sto leggendo una porzione della scrittura, ma poi mi fermo su quel verso dove sento che sta accadendo qualcosa. Ad esempio, magari sto leggendo Proverbi, magari sto leggendo, perché no, il capitolo 3, e intorno al verso 5 la scrittura dice: confida nel Signore Dio con tutto il tuo cuore, non ti appoggiare sul tuo discernimento, ma riconoscilo in ogni tua via, ed egli appianerà i tuoi sentieri, e gli darà a te i desideri del tuo cuore. E improvvisamente, mentre leggo, e leggo con molta calma, non leggere mai di fretta, leggi con calma, parola dopo parola. Se ti aiuta, leggi anche ad alta voce. Non stai leggendo solo per leggere, stai leggendo per meditare. E quindi leggi con tanta calma, leggi parola per parola. E magari quando arrivi su questo verso che senti in qualche modo lo Spirito Santo sta sottolineando, sta enfatizzando, o sembra quasi una luce si è accesa su questo verso, rallenta. Fai un po' come l'ape quando trova il fiore. Cerca di estrarre tutto il nettare da quel verso. Io, ad esempio, se questo verso di Proverbi, come ho citato prima, mi inizia a parlare, dico: wow, dolce Spirito Santo, dammi rivelazione della parola, illumina, e ricomincio a rileggere quel verso. Confida nel Signore con tutto il tuo cuore. Meditare significa chiederti qualcosa, e magari mi chiedo: se Dio mi dice nella sua parola di confidare in Lui con tutto il cuore, significa che posso anche confidare in Lui solo con parte
del mio cuore, solo con forse il 50% del mio cuore. E poi mi posso anche chiedere cos'è il cuore, perché posso confidare in Dio mentalmente, ma non necessariamente con la profondità del mio essere. E quindi ecco, vedi, la meditazione inizia a farmi porre delle domande, inizio a rallentare, inizio a riflettere e a chiedere soprattutto non solo a me stesso, ma allo Spirito Santo. Spirito Santo, cosa vuoi dirmi qua? E magari il Signore inizia a sussurrare al tuo cuore, figlio mio, figlia mia, io voglio che tu ti appoggi a me, voglio che la tua vita non dipenda solo dalle tue forze, voglio che la tua vita e le tue vie siano totalmente arrese a me, e allora tu vedrai i desideri del tuo cuore arrivare, e allora tu vedrai la mia benedizione arrivare. Vedete, ora non sono più io che leggo la Bibbia, ma è la Bibbia che legge me. Non sono più io che sto provando a cercare delle risposte che mi ero ad alcune domande che mi ero posto, ma ora è lo Spirito Santo che inizia anche a fare delle domande a me. Figlio mio, mi stai chiedendo di benedire le tue vie. Ti rendi conto che io ho già delle vie benedette per te? E quando lui ti fa una domanda è perché vuole portarti ad una risposta. Questo e molto altro avviene nel reading, che è la seconda chiave dei nostri esercizi primal. E ti incoraggio, se puoi, prendi questo corso molto sul serio, perché ti cambierà la vita. Alla prossima puntata, Dio ti benedica.